decreto ministeriale è arrivato, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta è stato nominato commissario, lunedì incontrerà i sindacati Meloni, si sono fatti avanti diversi investitori, ora va ricostruita la fiducia con indotto e clienti. Acciai speciali, il 2024 sarà un anno di transizione verso un'auspicata ripresa più robusta, se ne è parlato nel webinar di Siderweb con De Miranda, di Ori Martene, Scolari di ABS, visibilità più corta e new normal dell'automotive. Si terrà il 6, 7 e 8 maggio 2025 l'11esima edizione di Made in Steel, la Conference and Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, ideata e organizzata da Siderweb. Appuntamento a Fiera Milano Ro, padiglioni 22 e 24. Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del Siderweb TG. Dunque, era attesa da giorni, è arrivata la decisione di porre Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Giancarlo Quaranta è stato nominato commissario e lunedì incontrerà i sindacati. Ci aggiorna su quanto successo nelle ultime ore da Taranto, Gianmario Leone. È iniziata ufficialmente una nuova era per l'ex Ilva di Taranto. In settimana, infatti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha nominato come commissario straordinario di Acciaierie d'Italia, che si avvia alla procedura di amministrazione straordinaria con tutte le altre società che fanno capo ad Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, un ingegnere che ha una lunga carriera all'interno del gruppo Ilva di ben 40 anni, un ingegnere profondamente conosciuto, stimato dalle organizzazioni sindacali, stimato dalle associazioni di categoria come Confindustria, che ha ricevuto, diciamo, il beneplacito anche dell'associazione delle aziende dell'indotto e che adesso avrà il delicatissimo compito di traghettare l'azienda che per la seconda volta in 9 anni finirà in amministrazione straordinaria verso una nuova era, che non è chiaro ancora adesso su quali basi sarà costruita. Il ministro Urso prima e la premier Giorgia Meloni dopo, nelle ultime 48 ore, hanno ribadito più volte dell'esistenza di alcuni investitori privati che sarebbero ben disposti a rilevare il gruppo Ilva, a proseguire l'attività produttiva, traghettandola verso un futuro di acciaio di qualità. Questo potrebbe lasciar già immaginare e pensare che l'ex Ilva, per come l'abbiamo sempre conosciuta, non esisterà più. Probabilmente stiamo andando verso un'acciaieria più piccola, dove si produrrà di meno, dove probabilmente si produrrà un acciaio con maggiori qualità, un acciaio più specifico, dove probabilmente ci sarà l'installazione di uno o due forni elettrici che convivranno con gli altiforni fino a quando questi ultimi non arriveranno a fine campagna. Non sappiamo ancora se sarà rimodernato e rimesso in funzione l'altoforno 5, che poi è il più grande d'Europa. Questo inevitabilmente comporterà la possibilità di una drastica riduzione del personale, quindi dei lavoratori diretti, che al momento sono 8.200 per quanto riguarda Acciaierie d'Italia e 1.600 in Ilva in amministrazione straordinaria. Dunque si chiude l'epoca di ArcelorMittal, si chiude l'epoca di Lucia Morselli, un amministratore delegato mai veramente digerito dai sindacati e da una parte della classe politica. Quasi certamente si andrà purtroppo verso un grande scontro giudiziario, un contenzioso legale con il socio privato che vanta nei confronti del socio pubblico una serie di impegni non rispettati. Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri tra il commissario straordinario e i sindacati. È inevitabile che quando c'è un'amministrazione straordinaria il rischio più concreto, come già accadde nel 2015, è che poi questa si trasformi in un bagno di sangue economico per tantissime piccole e medie imprese e tantissimi lavoratori. Gianmario Leone, Taranto. E ora va ricostruita la fiducia con i clienti e con l'indotto per non perdere quote di mercato, così il direttore responsabile di Siderweb, Davide Lorenzini, nel suo video editoriale su quanto sta accadendo ad Acciaierie d'Italia. Sicuramente la decisione di avviare l'amministrazione straordinaria per Acciaierie d'Italia rappresenta un punto di rottura, una discontinuità che probabilmente era necessaria visto lo stallo che nelle ultime settimane aveva
mantenuto la crisi del siderurgico tarantino. Una discontinuità di cui però è difficile dare conto in questo momento, ma che comunque dovrebbe portare a ridisegnare un nuovo futuro per lo stabilimento siderurgico italiano, come ha detto chiaramente ieri sera Porta a Porta anche la premier Giorgia Meloni. Come Siderweb, in queste settimane abbiamo provato a raccontarvi passo passo questa crisi. Con l'approfondimento diffuso dall'ufficio studi abbiamo provato anche ad andare oltre a capire che cosa succede adesso. Anche perché, come raccontiamo sin da quando è partita la crisi, diversamente dal passato, il risanamento di Acciaierie d'Italia ha un punto di scadenza che dovrebbe essere quel 1 gennaio 2026, salvo che cambino le normative europee, in cui termineranno le quote gratuite per le emissioni delle previste dall'ETS, il che vuol dire che senza miglioramenti dal punto di vista emissivo per gli stabilimenti di Taranto si arriverà ad avere un gap competitivo di 100 euro la tonnellata di CO2 con i produttori più virtuosi, il che vuol dire andare fuori il mercato. Senza guardare così lontano, la nuova struttura commissariale guidata da Giancarlo Quaranta dovrà cercare di trovare un punto di equilibrio sin da subito tra produzione, occupazione e soprattutto marginalità, perché il Vari Sors ha bisogno di risorse fresche che vanno ben oltre i 320 milioni di euro promessi dal governo, perché quelli servono per sistemare le urgenze di cassa, ma Ilva ha bisogno di investimenti e in maniera massiccia. Inoltre, per quello che come Sidro abbiamo toccato in queste settimane, serve anche cercare di trovare un nuovo punto di fiducia con i clienti. Infatti questa crisi ha portato numerose aziende che lavorano in maniera consolidata con Ilva ad acquistare meno di quello che potrebbero, perché non sono sicure se il siderurgico riuscirà a consegnare il materiale promesso, e pertanto questo è un ulteriore aggravio, un ulteriore problema che va risolto, insieme alla ricostruzione di un rapporto con la cittadinanza di Taranto che in 12 anni di crisi si è logorato, perché se non si faranno queste cose probabilmente la missione dei commissari sarà davvero una mission impossible. E con l'amministrazione straordinaria si va verso il rischio di un ulteriore calo produttivo per Acciaierie d'Italia dopo quello che si è riscontrato negli ultimi anni. Lo ha analizzato l'ufficio studi Siderweb. Sentiamo una sintesi dell'approfondimento che potete trovare su siderweb.com. Se per tutto il 2024 dovesse continuare a restare in funzione un solo altoforno, il numero 4, si prevede un'ulteriore riduzione della produzione di Acciaierie d'Italia di circa 1,5 milioni di tonnellate di acciaio. È quanto emerge da un'analisi dell'ufficio studi Siderweb che ha fotografato la situazione in cui versa il gruppo siderurgico. Nel 2023 l'acciaio prodotto a Taranto non ha superato i 3 milioni di tonnellate. Negli anni precedenti la media è stata di 5,1 milioni di tonnellate. Di conseguenza, le esportazioni di prodotti siderurgici dell'ex Ilva nel periodo 2013-2023 si sono ridotte di 11,7 miliardi di euro, con un impatto negativo del 2,6% sul totale dell'export italiano al netto dei prodotti petroliferi. E nello stesso periodo le importazioni in Italia di prodotti piani in acciaio al carbonio, gli stessi prodotti dall'ex Ilva, sono passate da 4,2 a 8,1 miliardo di euro in valore, più 94,5%, e da 7,5 a 9,9 milioni di tonnellate in quantità, più 31,5%. Il crescente approvvigionamento dei prodotti piani, in particolare coils a caldo, dall'estero ha quindi aumentato la dipendenza nazionale dai paesi extra UE. Le importazioni dai paesi terzi sono passate da 2,7 a 6,3 milioni di tonnellate, mentre quelle dai paesi dell'Unione Europea si sono ridotte da 4,9 a 3,5 milioni di tonnellate. In particolare, la quota dei paesi asiatici sulle importazioni totali di prodotti piani in acciaio al carbonio è salita dal 14,2% al 52,6%.
E nel 2023 il Vietnam è diventato il primo esportatore di acciai piani in Italia, con una quota del 15,2%. E restando sul mercato nazionale dei piani, il gruppo di imprese Metal Coat, Alu Steel Coating, Alpine Anodizing e Aleu ha annunciato di aver rafforzato la partnership industriale nell'ambito degli acciai preverniciati con Marcegaglia. A renderla possibile è stata la recente acquisizione e messa in attività dello stabilimento Metal Coat di Ascoli Piceno, che ha ampliato la gamma di produzione di acciai preverniciati del gruppo, prima interamente realizzata nello stabilimento Alu Steel Coating in provincia di Lodi. Il gruppo prevede per lo stabilimento di Ascoli Piceno un piano di investimenti di 10-12 milioni di euro nei prossimi 3 anni, con l'ampliamento delle linee produttive e nuove assunzioni per il 2024. L'obiettivo è una crescita del 35%, pari a un fatturato di 85 milioni di euro. Ed ora passiamo al focus sugli acciai speciali lunghi. Ne abbiamo parlato nel nostro ultimo webinar questa settimana. Cominciamo con il punto di vista di Roberto De Miranda, membro del comitato esecutivo di Ori Marten, che fa il punto sull'andamento dei principali settori utilizzatori. Nel 2018 in Europa si sono prodotte quasi 15 milioni di autovetture, di passenger car. Nel 2022 non siamo arrivati a 11 milioni e nel 2023 poco più di 11, quindi abbiamo perso 4 milioni e mezzo di produzione di autovetture in Europa. Vero, nel 2021 e nel 2022 questa diminuzione del passenger car è stato compensato da altro, e sicuramente l'engineering steel, quindi acciai che vanno tendenzialmente nelle capex, negli investimenti di tutte le aziende, non solo siderurgiche, ma di tutti i settori, quasi tutti hanno investito in nuovi impianti macchinari, quindi quello è cresciuto, e anche tutto il mondo del track, del movimento terra, dell'agricolo, è cresciuto molto, e questo ha compensato, se vogliamo, una profonda crisi della produzione di passenger car in Europa. Per quanto riguarda il 2024, la situazione attuale di tanta componentistica auto derivante da stampaggio a freddo, non c'è una diminuzione, quindi siamo su una stabilità. Un altro settore per noi assolutamente cruciale, che è lo stampaggio caldo, quindi barre, che è l'agricolo, che come dicevo prima ha corso tanto, è in crisi, fino addirittura un meno 30%, quindi è corso tanto, probabilmente entriamo in una fase un po' di stabilità. Per quello che riguarda un po' l'industrial, il construction, quindi non so, per esempio ingranaggi, riduttori o anche le macchine, diciamo una Caterpillar di turno, si sta ancora lavorando abbastanza bene, ancora bene i camion, e per quanto riguarda sempre il settore barre, quindi stampaggio a caldo, quello che va nel passenger car, bene come dicevo prima, nel senso che non c'è crisi, siamo su volumi molto più bassi rispetto al 2018, ma non c'è peggioramento. La visibilità degli ordini si è accorciata, non per questo è un elemento negativo, ce ne ha parlato Stefano Scolari, amministratore delegato di ABS. Noi abbiamo perso dal 2021 21 milioni di tonnellate di consumo apparente in Europa, quindi da 150 a 129 milioni, quindi meno 15%, che insomma rende bene l'idea di quale sia oggi il feeling sul mercato e anche come si ripercuota poi nella profondità dei portafogli dei produttori. Tra l'altro, un dato che mi ha particolarmente colpito è che questo 129 milioni di consumo apparente del 2023 è lo stesso dato del 2020, quando, ricorderemo tutti purtroppo, abbiamo vissuto lo shock della pandemia. In realtà il 2023 è tornato a quei livelli, no? È una situazione con i clienti che hanno destoccato, come è stato raccontato, hanno comprato il minimo indispensabile. La situazione è quella, c'è molto poca visibilità chiaramente per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Diciamo che alla fine comunque, mettiamola così, è diventata un'opportunità, no? Anche per noi, sempre per cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno in tutte le situazioni, perché almeno per quanto ci riguarda, ma credo un po' per tutti, siamo stati obbligati anche insomma a veramente lavorare fortemente sulla flessibilità, sul servizio, sull'affidabilità di questa flessibilità, che è quello che personalmente stiamo facendo con molti progetti interni, quindi stiamo approfittando di questi periodi
calmi, diciamo così, o comunque un po' particolari in termini di mercato per migliorare le performance interne e seguire quello che ci chiedono i clienti, perché veramente oggi anche noi eravamo abituati a avere mesi, noi facciamo contratti annuali nella maggior parte dei casi, o trimestrali, semestrali comunque di respiro. Adesso ci troviamo a lavorare veramente con qualche settimana, ma direi che è oltre un anno che siamo, un anno e mezzo che siamo in questa situazione. Vedo che alla fine, insomma, lavorando sui nostri processi, entrando a fondo nei nostri processi, si riesce comunque insomma, a sostenere il mese. Noi di fermate non, ne abbiamo fatte pochissime comunque, nonostante il panorama che ci siamo oggi raccontati. E il prossimo appuntamento con i webinar di Siderweb sarà giovedì 29 febbraio, questa volta dalle 15, sempre su Zoom. Si parlerà di intelligenza artificiale per un acciaio sostenibile. Interverranno Alberto Mattiello, partner di Retail Hub ed esperto di tecnologia e innovazione aziendale, Andrea Bariselli, neuroscienziato e amministratore delegato di Strobilo, e Antonello Mordeglia, presidente di Danieli Automation. La partecipazione è gratuita. Basta iscriversi nell'area eventi webinar di siderweb.com oppure sull'app Siderweb Eventi. Il closing è atteso nei prossimi mesi dopo le verifiche dell'antitrust, ma per una delle principali operazioni nel Linux degli ultimi anni, si ha già notizia, si tratta di Coni Acciai Speciali che ha firmato l'accordo con Salzgitter per l'acquisizione di Mannesmann Stainless Tubes, con società controllate in stabilimenti in Germania, Francia, Italia e Stati Uniti. L'azienda produce e commercializza tubi senza saldature in acciaio inossidabile e in lega di nickel. L'operazione garantisce sia la verticalizzazione a valle che un'ulteriore saturazione dell'acciaieria di Aosta, ha commentato Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne. Altra concentrazione sul mercato nazionale è quella che ha visto l'ingresso di BGR Rolling Equipment in Pomini Long Rolling Mills. La società con sede nel Bresciano progetta e realizza guide per la laminazione di barre, profili e vergella. Prima di chiudere, l'annuncio delle coordinate della prossima edizione di Made in Steel, la conference and exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, ideata e organizzata da Siderweb. L'evento si terrà il 6, 7 e 8 maggio 2025 nei padiglioni 22 e 24 di Fiera Milano Ro, su una superficie espositiva complessiva di oltre 35.000 metri quadrati. In un contesto di rapido cambiamento e di nuove sfide, Made in Steel si prepara a tornare e a confermare il proprio intento, quello di essere arena per il business e per il confronto tra gli operatori, e allo stesso tempo luogo di incontro e scambio di informazioni strategiche e punti di vista sul futuro a medio e lungo termine della siderurgia nazionale ed europea per affrontare insieme giovani, donne e uomini dell'acciaio le sfide del futuro, lo ha dichiarato Paolo Morandi, amministratore delegato di Made in Steel e di Siderweb. La prenotazione degli spazi espositivi sarà possibile a partire da maggio 2024, quando mancherà un anno all'evento. Ed è tutto per questa edizione del Siderweb TG che torna venerdì prossimo. Arrivederci.